Un saluto care amiche e cari amici, un saluto e vi invito sempre a iscrivervi al mio canale YouTube, ad attivare la campanella, mettere i vostri like ai miei video e non dimenticate mai di scaricare il link in descrizione. La palla di pelle, rassegna stampa di oggi, venerdì 17 maggio. Partiamo subito, Corriere dello Sport, Mad Max. La Juve perdona la notte di follia di Allegri, ma l'esonero a fine stagione. E certo, altre due partite e poi il divorzio. Tutto su Motta, cresce l'attesa. In prima pagina, De Laurentiis ricostruirà un Napoli fortissimo. Però Corriere dello Sport parla di perdono. Ci sono altri, dopo leggeremo altri quotidiani sportivi che non sono proprio di questa idea. Vedremo cosa succederà a Max Allegri dopo il finale di Atalanta-Juventus. Adesso il Milan, parliamo di Milan sempre sul Corriere dello Sport. Stringe, piace l'idea Fonseca. Il portoghese può liberarsi dall'Ini in una settimana. Il club rossonero entrerà in azione dopo il congedo di Pioli. Attenzione perché, e questo l'ho messo sul titolo, per tutto sport non è scontato Fonseca. Parla di un mister X. Quindi bisognerà andare a vedere quale sarà la situazione. Andiamo avanti. Il portoghese attualmente terzo nel campionato francese, dove si sta giocando l'accesso alla Champions, potrebbe liberarsi la settimana prossima. Anche il Marsiglia sta seguendo da tempo Fonseca e avrebbe messo sul piatto un contratto triennale con possibilità di avere carta bianca sul mercato. Dal punto di vista del Milan, il vantaggio è che Fonseca ha già allenato in A, dove ha ottenuto con la Roma un quinto posto e una semifinale di Europa League in due stagioni. Avrebbe individuato il Milan il portiere se dovesse andare via Maignan. Costa del Porto. Poi andiamo a vedere, non voglio fare giochi di parole, il costo del giocatore, 45 milioni di euro. Io lo escluderei sinceramente. Zirze ci prova l'Arsenal, potrebbe essere un concorrente l'Arsenal, l'avevamo già detto ieri, l'Arsenal potrebbe tentare di soffiare al Milan che da tempo sta lavorando sull'attaccante del Bologna. Il club ha le mani legate, parliamo del Bologna, la clausola garantisce appena 21 milioni come introito. Leggiamo poi, sempre sul Corriere dello Sport, un articolo di Alessandro Giudice sul Milan. Pure in una stagione altalenante, la squadra ha raggiunto 74 punti in 36 partite, più 10 rispetto all'anno scorso, conquistando un secondo posto che vale il visto in Champions League con rango largo anticipo rispetto alle ultime stagioni. Ma le eliminazioni in Coppa Italia e Europa League lasciano un retrogusto spiacevole, trasmettendo la sensazione che si sarebbe potuto fare di più, soprattutto perché l'ultima campagna acquisti ha rafforzato la rosa, forse non abbastanza, ma certamente in alcuni settori ritenuti deboli. Dai nuovi acquisti sono arrivati 47 gol e 22 assist. Questo è un sunto dell'articolo di Alessandro Giudici. La Gazzetta dello Sport, addio al veleno. Lo sfogo congiunto li urla liti, si valuta l'esonero immediato per giusta causa. Pronto Montero. Vedete, vi ho detto, Corriere dello Sport più possibilista, invece molto più tranchant la Gazzetta. Con Allegri è finita, il club valuta pure l'addio immediato, il futuro è Motta. Club irritato con Max, con la nuova dirigenza un feeling mai nato. Notte da paura. Allegri mai visto così furioso, scenate, urla e nervi saltati. Lo sfogo con l'arbitro costa Max una squalifica di 2 turni. Nel video diventato virale si nota però Cristiano Giuntoli applaudire al passaggio del tecnico e lui che con la mano gli fa segno di giraglia alla larga, via via, sibile, mentre il suo secondo Landucci cerca di placarlo. Evidentemente il tecnico che col ditino ha grande feeling voleva festeggiare solo con la squadra. Mercato in salita. Quando vi ho detto che Zirze o viene al Milan in Italia o non va da nessun'altra parte, dicevo secondo me la verità. Infatti ecco che arriviamo
avevano detto che andava all'Inter, poi è calo, è roba di 2 o 3 giorni giusto per, per movimentare la cosa, e invece all'Inter non ci andrà mai. La Juventus, avete il Milan in contrapposizione alla la Juventus in contrapposizione al Milan per Zirze, titolo di oggi. Klopp o Zirze più Calafiori per vincere, ma niente follie, già cominciamo a fare retromarcia. Capello, tra Allegri e Juve un addio triste, lascia da vincente, ma troppe critiche. L'ultimo tentativo, Motta verso la Juve, ma Saputo è pronto a dargli più poteri. Il presidente proverà a convincere il tecnico, offrendogli un ruolo centrale nelle decisioni. Zhang, il tempo è agli sgoccioli, ora con un tri si rischia la causa. Per settimane ci hanno detto che era tutto a posto, adesso ovviamente leggiamo cosa dicono. Il nodo è proprio il ruolo di Octri, probabilmente sottovalutato, è appunto dentro la vicenda, che starebbe ostacolando con tutti i mezzi a sua disposizione la chiusura del nuovo finanziamento con Pinco, aggiungo io, forte del pegno sulle azioni dell'Inter. E non solo. I tempi sono stretti, forse troppo, per cui è logico pensare come Octri stia cercando di forzare la mano con Suning. Con quali finalità? Qui si entra nel campo dell'ipotesi, ma qualche certezza. Per esempio una clausola di garanzia nelle mani di Octri che in caso di passaggio potrebbe ritornare, in caso di passaggio potrebbe in ogni caso essere presente in questo passaggio. Lautaro e rinnovo, chiedete a Marotta. Paolo Rempole spinge per il Milan, ma dopo vi leggo l'articolo di Tutto Sport, è quello più nuovo, ma piace tanto pure al Marsiglia. I francesi lo corteggiano, però vedono anche con Seisao. Il tecnico del Lille preferirebbe i rossoneri, decisiva la prossima settimana. Leao, il finale a part-time, ancora fuori. Infatti veniamo alla formazione. Il Milan dovrebbe giocare, con qualche dubbio, è influenzato Teo, quindi si dovrebbe andare con in porta o Maignan o Sportiello, a destra Kalulu, a sinistra Florenzio Terracciano, centrale giocherà Tomori con Ciao. Centrocampo sicuramente Reinders, probabilmente con Adli, Pulisic, Benasser, Okafor e Jovic. Questa è la formazione. Andiamo avanti. Sulla testa Atalanta, Gasperini ordina a ripartire subito per blindare la zona Champions. Come una finale. Max, la coppa rovinata ora tocca a Giuntoli. Il quarto posto non è da Juve. Pepi, il poker è servito. Parliamo di Guardiola. Il quarto titolo di fila se batte il West Ham, sono anch'io sorpreso. Bari, Ternana 1-1, Pereiro gol, Bari trema, occasione questa sera, bella partita da vedere, Palermo-Sampdoria. Al Palermo bastano 2 risultati, alla Sampdoria 1. Sarà una finale fra regine tra la Swiatek e la Sabalenka. Jerry, Jarry che colpi dritto e coraggio spingono Tsitsipas, ora sfida con Paul, cileno. Sine a Torino dove spunta la Kalinskaya, si parla di un affetto tra i due, poi non so se sia vero o meno, così vale il doppio. Bolelli, Vavassori incantano il foro e si prendono anche le Olimpiadi, ma sono arrivati in semifinale. Che brutta fine, dice Tutto Sport, Allegri lascia la Juve guastando la festa per il trionfo in Coppa Italia. Inter, Zhang, Pinco, corsa contro il tempo. Rispunta Simeone per l'attacco del Toro. Quando vi ho detto che il Corriere dello Sport era ottimista sul fatto che non ci siano strascichi, aspetto che faccio passare la moto, ecco, che non ci siano strascichi dopo quello che è successo alla fine di Atalanta Juventus, invece Tutto Sport dice la Juve può esonerarlo per le ultime 2 partite dopo le intemperanze con l'arbitro, il gesto plateale anti-Giuntoli e Scalavino e le minacce al nostro direttore. Dietro l'angolo c'è sempre Thiago Motta. Vlahovic davvero mattatore, illumina il futuro, Chiesa vuole restare, non c'è solo Pinamonti, Toro rispunta Simeone. Inter, il bomb di Pinco e il nodo con Octree, i 435 milioni a Grand Tower, holding che controlla il club, finanziati da un bond a 2 anni, formula che il fondo californiano non accetterebbe. La campana dell'ultimo giro sta per suonare, nubi sempre più scure si addensano intorno all'Inter cinese. Nonostante dal club trapeli comunque un leggero ottimismo,
a fronte dell'ennesima giornata senza novità sostanziali. Il nodo da sciogliere è legato alle modalità di pagamento proposte da PIMCO. Nel caso in cui l'operazione non vada in porto, Oaktree potrà escutere il pegno diventando azionista di maggioranza dell'Inter. Quindi anche questo. Attenzione, questa è la cosa importante di oggi, tutto sport. C'è Mister X, altrimenti Fonseca. Secondo la tesi di Federico Masini, lunedì il Milan avrebbe la risposta sì o no da Mister X e poi andrebbe da Fonseca, che non è la prima scelta. Questa la tesi di Federico Masini. Un lungo weekend, poi probabilmente ogni tessera andrà al suo posto. Il countdown per capire chi sarà il prossimo allenatore del Milan è iniziato e sono due ormai le direzioni. Da una parte il club assolutamente sotto traccia sta provando ad arrivare a un Mister X, ma la strada è in salita anche per il poco tempo a disposizione. L'alternativa è appunto Paolo Fonseca. Fonseca sa di essere nella shortlist rossonera davanti a Van Bommel con Sissao e Galtier e per questo ha messo in stand-by una ricca offerta dell'Olympique Marsiglia e la proposta di rinnovo del Lille, club in passato vicino ad Elliot e in ottimi rapporti con il Milan. Il piano A, il Milan deve capire se potrà raggiungere il piano A e Fonseca saprà come sarà terminata la sua stagione. Quindi attenzione, questa è la grande novità secondo i colleghi di Tutto Sport. Il Mister X, io vi avevo detto che erano rimasti due, o Fonseca o Mister X. Secondo Masini, Federico Masini di Tutto Sport, il Milan punterebbe su questo Mister X, lunedì avrà la risposta da Mister X probabilmente perché è un allenatore che sta allenando in questo momento, avesse la risposta negativa da Mister X andrebbe su Fonseca, un po' diverso da quello che si è dipinto in questi ultimi giorni. Per fortuna vi ho sempre lasciato le due opzioni, vedremo quale sarà l'evoluzione. Se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like, iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegatti, attivate la campanella e scaricate il link in descrizione.